Se stai cercando qualche consiglio per acquistare un nuovo notebook a fine 2019, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Ho appena investito circa 60 ore fra ricerche, letture di review, comparazioni e prove pratiche per capire quali siano i migliori notebook del 2019. Prima di acquistare, dai quindi un'occhiata a questo video. Sono sicuro che troverai qualcosa di interessante. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, partiamo dall'inizio. Se stai cercando il miglior notebook 2019 come rapporto, prezzo, prestazioni, non ho dubbi. Huawei MateBook D14 è quello che secondo me in questo momento racchiude appunto il miglior rapporto fra la spesa, che è comunque molto contenuta, e il valore che ne otteniamo. Il bellissimo corpo in metallo di questo Huawei MateBook D14 sicuramente copia spudoratamente quello degli ultimi MacBook Pro. Questo però è una buona cosa perché abbiamo un corpo interamente realizzato in metallo che contribuisce a dare a questo PC di fascia media un look veramente premium da computer di più alta fascia. Al contrario dei MacBook Pro, però, questo è un computer da tutti i giorni, da casa, da famiglia, da lavoro non troppo impegnativo. In particolare, sotto al cofano troviamo una CPU AMD Ryzen 2500U che è una quad core con 8 thread perché c'è sostanzialmente l'equivalente AMD dell'hyperthreading. Ad affiancare il processore ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di disco. Un aspetto interessante di questa configurazione è che la GPU integrata è una AMD Radeon RX Vega 8, che garantisce prestazioni circa del 50% superiori rispetto alle GPU integrate sui processori Intel. Quindi non potremo fare gaming veramente troppo spinto, ma per un po' di gaming leggero questo notebook può andare bene. Ho scelto questo specifico modello rispetto a tutti gli altri in circolazione proprio perché è uno dei pochi che affianca ad una buona CPU quad core, 8 GB di RAM, che sono un buon quantitativo per l'utilizzo per il quale è previsto questo computer, e un SSD da 256 GB. Ragazzi, mi raccomando, l'ho già detto in vari video passati, nel 2019-2020 non ha più alcun senso risparmiare qualche centinaio di euro per scegliere un computer portatile con un vecchio disco fisso meccanico, che è estremamente lento. L'SSD, per quanto mi riguarda, dovrebbe essere un requisito base nel 2019-2020 per quanto riguarda il nostro nuovo notebook. Se però potete permettervi di spendere qualcosina in più e cercate un computer dalle finiture premium, un pochino più leggero, più trasportabile, anche un pochino più bellino dal punto di vista estetico e persino più veloce, non ho dubbi, il miglior notebook 2019 in assoluto è quello che io raccomando come primissima scelta, secondo me è proprio l'evoluzione di questo computer che vedete qua. In particolare questo si tratta di Asus ZenBook, quello che vi raccomando è il modello UX333F9. Evoluzione di questo che è la generazione del 2018, quindi dell'anno scorso. Rispetto a questo modello del 2018, per la generazione del 2019, Asus ha migliorato qualsiasi aspetto che io avessi criticato per la generazione precedente. Quindi ha realizzato un notebook veramente completo, che mi porta a consigliare questo Asus ZenBook come miglior notebook 2019 in assoluto. Se non sapete quale comprare, siete un pochino confusi, scegliete questo computer, spenderete poco e avrete un ottimo computer che vi accompagnerà nelle attività di studio e lavoro per i prossimi anni. Cosa troviamo dentro questo notebook? La configurazione che raccomando è l'Intel Core i5-8265U, che espone 4 core da 1,60 GHz con boost fino a 3,90 GHz. La dotazione di RAM è di 8 GB e finalmente quest'anno Asus ha risolto il principale cruccio che avevo l'anno scorso con la vecchia generazione. Monta infatti un SSD con interfaccia NVMe e quindi è veramente velocissimo anche l'accesso al disco. Il display è un LED IPS da 13,3 pollici che fa sì che il computer rimanga comunque sempre molto trasportabile, ma abbia comunque una buona affidabilità come riproduzione dei colori. C'è persino una GPU dedicata, si tratta dell'NVIDIA MX150 con 2 GB di GDDR5. Si tratta comunque di un computer trasportabile, quindi un computer ultra portatile, un ultrabook come li definisce Intel, quindi non è una macchina ottimizzata per il gaming. Però il fatto che ci sia una GPU dedicata ci consentirà comunque di far girare anche qualche videogioco e applicazioni 3D con una performance di 2 volte superiore rispetto alla GPU
integrata sui processori Intel. Ovviamente non aspettiamoci miracoli dal punto di vista delle performance, perché lo chassis estremamente sottile fa sì che la dissipazione termica non sia ottimale e quindi interviene immediatamente il throttling, quindi di fatto la CPU rallenta perché non riesce a sfogare tutto il calore. Però in linea di massima, per le attività quotidiane, le attività lavorative, lo studio, questo si rivela un computer veramente eccezionale. Se potete permettervi di sforare i 1000 euro, invece potete accedere a quello che è il miglior notebook di fascia alta per il 2019. La differenza che paghiamo in termini di prezzo è importante, perché ci sono circa 600 o 700 euro di differenza rispetto all'Asus che abbiamo appena citato, però se possiamo permettercelo, Dell XPS 13 modello 2019 è sicuramente il miglior ultrabook di fascia alta che possiamo acquistare. La differenza di prezzo ci permette di avere a disposizione la porta Thunderbolt 3 con la quale collegare le periferiche esterne velocissime e, anche se lo desideriamo, un box GPU esterno. C'è la ricarica tramite la porta USB Type-C che manca invece nell'Asus, e volendo possiamo scegliere anche per il monitor 4K. Personalmente non lo raccomando perché il Full HD secondo me è più che sufficiente, però se lo desiderate c'è anche questa opzione. Sotto il cofano troviamo un processore Intel i5 oppure i7 di decima generazione. Non ci sono in realtà grandissime differenze in termini di performance rispetto alle equivalenti della generazione precedente, però è stato ulteriormente migliorato il consumo energetico, a tutto vantaggio dell'autonomia di utilizzo lontano dalla presa di corrente. Oltretutto lo schermo del Dell è anche un pochino più luminoso rispetto a quello dell'Asus, e questo fa sì che risulti più visibile anche in condizioni di illuminazione forte, magari incidente proprio sullo schermo. Tutti i portatili che ho consigliato fino adesso sono quelli che io raccomando al grande pubblico, perché sono sottili, sono ultrabook, sono comodi da trasportare e hanno comunque un livello di potenza assolutamente sufficiente per svolgere la maggior parte delle attività quotidiane. Se però sei un programmatore, un montatore di video, hai bisogno di maggiore potenza, ti serve veramente qualcosa che esprima tutte le performance della tecnologia moderna, ti serve un power notebook. In questa categoria di computer, che sono comunque un pochino più pesanti, più grandi, più ingombranti, più difficili da trasportare, io non ho dubbi. La mia scelta per questo 2019 è senza dubbio Dell XPS 15 che ho in mano in questo momento. Questo è proprio il modello del 2019. Offre un'ampia gamma di soluzioni per quanto riguarda processore, disco e memoria. Questo computer in particolare che io ho scelto monta un Core 9750H che secondo me è ottimo un pochino per tutte le circostanze di utilizzo. Non mi dilungo eccessivamente su questo Dell XPS 15 perché ho pubblicato una review completa proprio qui sul canale qualche settimana fa. Se vuoi saperne di più su questo Dell XPS 15 e i motivi per i quali io lo raccomando come miglior power notebook del 2019, fai riferimento appunto al video completo. Veniamo alla categoria più difficile da gestire, ovvero quella dei portatili al di sotto dei 500 euro. Si trova infatti una marea di schifezza, ragazzi, fate molta attenzione quando spendete meno di 500 euro per un portatile. La mia primissima raccomandazione a chi fosse in bolletta sparata e dovesse spendere poco è di dare un'occhiata ai migliori notebook dell'anno scorso, i top di gamma del 2018, che per l'avanzamento naturale della tecnologia e il fatto che i produttori devono comunque svuotare il magazzino da tutte le rimanenze che ancora sono rimaste, oggi vengono scontati e si portano a casa degli ottimi, ancora ottimi computer che però sono usciti l'anno scorso a prezzo veramente di occasione. Se volete la lista completa, di nuovo fate riferimento al video che ho pubblicato l'anno scorso con la lista di tutti i miei computer. Se vi serve un computer economico, vi raccomando, vi stra raccomando di partire proprio da qui. Se però non riuscite a trovare nessuno dei computer che ho consigliato l'anno scorso in offerta, oppure il prezzo sfora il vostro budget, ragazzi, vi stra raccomando di risparmiare per un paio di settimane e accumulare una quantità di denaro che vi consenta di scegliere uno dei computer che vi ho raccomandato fino a ora. Vedetelo come un piccolo investimento per il vostro futuro, perché di fatto un computer super economico, a parte che la maggior parte monta dei dischi fissi a piatti magnetici che sono di una lentezza disarmante, oppure quelle schifezze di processori Atom, oppure anche i Core Y, quindi processori a bassissimo consumo che hanno delle performance decisamente inadeguate per le necessità della maggior parte delle persone oggi.
Quindi ragazzi, accumulate un pochino di soldi, risparmiate, fate a meno di andare a fare a cena oppure fare una vacanza, vi comprate un buon notebook che sono quelli che vi ho appena consigliato, vi dureranno per tantissimi anni in futuro e quindi state fondamentalmente facendo un investimento. Se ancora non vi ho convinto e volete veramente un portatile super budget, fate riferimento all'articolo che ho pubblicato su turbolab.it in questi giorni, che racchiude proprio le raccomandazioni per i migliori notebook economici del 2019. Tutti i computer che vi ho segnalato fino adesso sono in grado di far girare i videogiochi in modo dignitoso, però solo a patto di abbassare drasticamente la risoluzione, impostare al minimo il livello dei dettagli e in definitiva fare un sacco di rinunce alla nostra esperienza di gaming. Si può fare, io personalmente gioco ogni tanto con il Dell XPS 15 che vi ho fatto vedere poco fa, però non è il massimo della vita. Se volete veramente fare gaming a massimi livelli, ragazzi, la mia raccomandazione è di comprarvi un buon computer fisso che vi consentirà di raggiungere massimi livelli di performance spendendo molto meno. Se però volete a tutti i costi rimanere mobile, vi serve un notebook ottimizzato per il gaming. Bene, per tutto quello che c'è in circolazione in questi mesi, io ho scelto Acer Predator Helios 300, che è sostanzialmente una buona amalgama di tutto quello che possiamo ricercare in un notebook da gaming. Sotto il cofano troviamo un processore 9750H, quindi un Core i7, che grazie allo spessore maggiorato dello chassis consente comunque di esprimersi senza troppe limitazioni termiche. Ci sono anche 16 GB di DDR4 ad accompagnare i giochi e soprattutto un Nvidia GTX 1660 da 6 GB. Tutto il pacchetto con uno chassis appunto più spesso, più maggiorato, consente appunto di ottenere performance ottimali per il gaming. Ma la ciliegina sulla torta deve ancora arrivare, il motivo principale per cui ho scelto proprio questo notebook rispetto alla concorrenza è il fatto che, nonostante il prezzo sia comunque piuttosto ridotto, ha uno schermo da 144 Hz, quindi la frequenza di refresh è molto più alta rispetto agli schermi da 60 Hz che montano tutti gli altri computer che vi ho indicato, e questo fa sì che l'esperienza di gaming sia molto più fluida e coinvolgente e che si riducano anche i microscatti che ogni tanto si verificano a causa della mancata sincronizzazione fra GPU e schermo. Quindi schermo da 144 Hz, ottimo processore, dotazione di RAM sufficiente, un pacchetto che esprime appunto, consente a tutta la componentistica di esprimersi. Questo Helios 300 secondo me è un'ottima scelta se cercate un notebook gaming senza dover svuotare il conto corrente. A tutti gli studenti, magari delle superiori e dell'università, in ascolto consiglio di valutare con grande attenzione un 2 in 1. Sono sostanzialmente i computer che si ripiegano su se stessi esponendo uno schermo touch che consente di scrivere con la penna. Io qualche anno addietro ho affrontato l'università proprio con uno di questi convertibili tramite i quali scrivere su penna e vi posso assicurare che sono veramente ottimi per prendere appunti e scarabocchiare. Per rispondere a questa necessità, in questo 2019 il miglior 2 in 1 secondo me è Lenovo Yoga 530. Non è il più veloce in assoluto, però per un prezzo inferiore a 700 euro è il miglior pacchetto che complessivamente ho trovato come convertibile. Non è troppo spesso, è abbastanza leggero, offre in dotazione la pennina, lo stylus tramite quella quale scrivere direttamente sullo schermo, che è un buon plus perché comunque molti altri invece la fanno comprare a parte per un costo aggiuntivo superiore ai 70-80 euro, quindi questa è un'ottima cosa. Sotto il cofano troviamo di nuovo una CPU AMD Ryzen 7 2700 U che ci conferisce un buono spunto. Non è una macchina performance, però per quanto riguarda l'uso in ambiente universitario per prendere appunti, per lavorare, per studiare, per fare delle ricerche, per fare degli approfondimenti, per affrontare appunto sia le superiori che l'università, secondo me è più che sufficiente. C'è anche un disco da 512 che ci consentirà di archiviare tutto il nostro materiale e da quello che ho capito parrebbe avere l'interfaccia NVMe, quindi la più veloce. Se però cercate un pochino di performance in più e volete comunque un convertibile, quindi un 2 in 1, la mia raccomandazione va a HP Spectre X360. È comunque un convertibile che sfora di poco i 1000 euro come prezzo di vendita, ma che offre comunque una penna e ha sotto il cofano un Intel Core i5-8250U che offre performance superiore rispetto al modello AMD che abbiamo visto. 8 GB di RAM e 256 GB di SSD anche per quanto riguarda questo computer.
Bene, da zanditurblog.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se potrai farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella, altrimenti non verrai notificato da YouTube. Al prossimo video, ciao!